ottimo successo del Real Bragança che si impone 1-0 nel derby molto sentito con il Marzolara del gruppo B di prima categoria. Decide Mazzoni dopo 4 minuti. Il Real si schiera con Bianchi, Ferrari e Blu, Di Bazzarini, Tosini, Quagliaroli, Mazzoni, Giubelli, Papaleo, Bottani e Carpanini. Questo nel Marzolara con Vicini, Del Piano, Dorante, Marsili, Lusardi, Ferrari, Poca, Sabati, Lusani, Bruschi e Stroppe. Arbitra Agosto della sezione di Bologna. Real Bragança con una sgargiante maglia arancione risponde il Marzolara con la tradizionale casacca invece bianco-blu. I due capitani in mezzo al campo sono Carpanini e Poca, insolitamente due attaccanti. Poi si può partire e alla prima emozione arriva proprio il vantaggio della formazione di casa. Eccolo qui la punizione battuta da Giumelli, siamo al quarto minuto e con cui resta Di Mazzoni molto bravo ad incrociare Vicini, viene sorpreso del vantaggio dunque del Real Bragança, non nuovo a queste incursioni offensive Mattia Mazzoni, vantaggio per i padroni di casa, la grande esultanza di Mazzoni e di tutti i compagni di squadra. Riconosciamo anche Bottali e Quagliaroli tra gli altri. Qui Lusani mette in mezzo un gran pallone per Bruschi, l'esterno di destra del Marzolara colpisce a colpo sicuro, grande risposta di Bianchi sul suo palo. Poi grande palla rubata da Giumelli in mezzo al campo, servizio ottimo per l'incursione sulla sinistra di Carpanini che mette in mezzo per Tosini, se per Mazzoni sembra gol fatto, ma l'attaccante non riesce davvero di un soffio a mettere alle spalle di Vicini per quello che sarebbe stata la doppietta personale. Poi Lusani mette dentro per Poca, il tocco verso Stroppe e la conclusione viene contratta però in due tempi da parte di Bianchi. Errore difensivo di Del Piano che serve ancora una volta a Carpanini. L'attaccante serve per Bottali, controllo e conclusione, grande risposta di Vicini, da par suo che mette in calcio d'angolo. La partita è vibrante, le emozioni non mancano, la punizione battuta da Papaleo sul primo palo, grande risposta di Vicini che mette in calcio d'angolo e questa è anche l'ultima emozione del primo tempo. Poi il colpo di testa nella ripresa di Poca, alto sopra la traversa, da lui non ci si aspettano questi errori. Il grande inserimento di Bottali che però non vede bene i due compagni in mezzo all'aria e viene contratta da Del Piano in extremis la palla. La palla messa dentro da Ferrari, la conclusione di Nexa, grande risposta di Bianchi, anche oggi uno dei migliori in casa per Alpi, la conclusione di Stroppe che finisce alta sopra la traversa. La conclusione provata ancora una volta da Bruschi, la risposta sui piedi di Iacca da parte di Bianchi, la conclusione tentata da Poca, ma non c'è fortuna per il Marzolara. Poi un rigore reclamato sul finale da parte del Marzolara, c'è un tocco in area, ma sembra anche allargare il piede Poca, non sembra calcio di rigore, finisce 1-0 Real Bragança. Mattia Mazzoni, autore del gol partita che ha dato la vittoria al Real Bragança sul Marzolara capolista in un derby sentito dal pubblico ma anche dai giocatori. È una vittoria sentita, penso giusta, e punti d'oro, sono punti d'oro per noi perché li cercavamo da tempo, non si può dire che non servivano questi tre punti, erano assolutamente fondamentali per noi. È stata una vittoria penso abbastanza meritata, abbiamo giocato bene, complimenti anche a Marzolara che dalla prima classifica è venuta qua, ha combattuto, ha lottato fino alla fine. E niente, siamo contentissimi. Sì, la tua rete, uno schema provato in allenamento, una punizione del tuo colpo di testa, oppure no, se tu sei andato... Sinceramente è andata bene così, di solito faccio un gol ogni 10 anni di testa, quindi è andata bene così, è andata bene. Hai avuto anche la palla per raddoppiare, c'è stato un po'... Sì, purtroppo sbaglio molti gol e bisognerebbe migliorarsi su quello. Hai anche subito però tanti falli. Un po' sì, però vabbè, ci sta nel calcio, si prendono e si danno. Vicepresidente Gianluca Olivieri, una bella vittoria nel derby, una partita sentita e punti d'oro per la vostra classifica. Sì, molto importante aver vinto perché ne avevamo bisogno. Comunque è un dato di fatto che quest'anno quando veniamo da una sconfitta la partita dopo abbiamo sempre una ottima reazione. Mi dispiace che è capitato al Marzolara, ma devo dire che secondo me non abbiamo rubato niente e la partita è stata condotta dai miei ragazzi con molta grinta e molta volontà di vittorie. Ecco, questa vittoria, visto che il Marzolara, oltre che un derby, era anche la capolista con altre squadre in questo momento, può essere un po' una svolta per voi nel campionato?
Io credo che per quello che si è visto oggi la nostra squadra non meriti la classifica che ha in questo momento. Abbiamo perso con le altre prime in classifica, Cerredolese e Basilica, anche se con Basilica all'ultimo minuto, forse solo con la Cerredolese ci hanno abbiamo subito. Penso che questo possa servire ai ragazzi per capire che nelle loro gambe e nella loro testa ci può essere un buon campionato.